ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui a grande richiesta, voglio portarvi il mio full day of eating, quindi che cosa mangio in una giornata dalla mattina alla sera durante la mia fase di massa. Prima di iniziare però ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella così all'uscita di ogni video vi arriverà una notifica, di lasciare un like e poi se volete lasciare un commento lasciate anche un commento. Dovete sapere che qui a Dubai al supermercato mezzo litro di albume costa circa 7 euro. Comprare invece le uova intere è molto più conveniente ed è per questo che andrò a spaccare le uova intere per preparare il mio pancake. Qui vado a dividere il bianco dell'uovo dal rosso. Adesso vado ad aprire una banana e ci vado a fare una purea. Quindi metto la banana a pezzettini. Si prende una forchetta e andiamo a schiacciare la banana a creare una sorta di purea. Così il vostro pancake diventerà molto più dolce e anche molto più morbido. Quindi se avete un po' di carboidrati a colazione vi consiglio di farlo. Coliamo la purea di banana con l'uovo intero e l'albume d'uovo. Adesso andiamo a mettere la farina di avena, che la vado a pesare, ok? 150 grammi e andiamo a mescolare fino a quando non abbiamo tolto tutti i grumi della farina. La farina che utilizzo io ragazzi è questa qui di Yamamoto Nutrition, gusto crema, farina d'avena aromatizzata. Sul sito di Yamamoto Nutrition trovate tantissime farine, tutte aromatizzate, tutte a gusti diversi, quindi non è la classica farina che si trova al supermercato gusto neutro, ma questa ha proprio un sapore buono, dolce. Intanto vado ad accendere la fiamma, metterò la fiamma bassa, metto una goccia d'olio proprio microscopica che andrò a spalmare con un tovagliolo per rendere la padella antiaderente. Finisco di mescolare l'impasto, così intanto la padella scalda. Vi dico la verità, di solito Irene che mi prepara la colazione, lei è molto più brava, però questa mattina è uscita presto e quindi tocca farlo a me. Quindi se non viene bello il risultato finale sapete già perché. Mettiamo la fiamma bassa, mi raccomando, perché deve cuocere lentamente. Se lo cuocete con la fiamma alta c'è il rischio che rimane crudo dentro e cotto fuori, questo non va bene. Successivamente si va a mettere il coperchio e aspettiamo qualche minuto fino a quando non sarà cotto sotto e poi si gira. Quando si arriva a questo tipo di consistenza, quando sopra è leggermente cotto e sotto si è completamente staccato perché è cotto sotto, è arrivato il momento di girarlo. Ci riuscirò? Poteva andare peggio, ma anche meglio. Si è rotto ragazzi, si è rotto. Dai, va bene, perché lo fate troppo pesante. Quindi quando lo fate troppo carico di nutrienti, quando arrivate a girarlo è pesante e si spezza. Buono, è buono. Aspettiamo ancora 2 minuti e è pronto. Quindi direi che adesso è pronto, è cotto anche nella parte sotto, è arrivato il momento di impiattarlo. Rendiamolo più estetico, dai. Sembra quasi un pancake. Adesso vado a preparare la mia Nutella fit con il cacao amaro. Ho messo del cacao amaro dentro questo bicchiere. 2 bustine di dolcificante, però se ce l'avete il dolcificante quello liquido in gocce è anche meglio. Poi si mette appena una goccia d'acqua e si mescola fino a quando non si arriva ad una consistenza cremosa, fino a quando tutti i granuli di cacao non si sono sciolti. Ricetta semplice: cacao amaro, dolcificante e un pochino d'acqua. Questa è la nostra Nutella fit che andiamo a spalmare sopra il pancake. Okay. Quindi adesso andiamo a mettere la nostra Nutella fit sopra il pancake. Guardate lì che bello ragazzi, sembra una pizza con la Nutella. Poi con la banana dentro è ancora più buono. Guardate qua che consistenza, bello alto e molto buono. Terminata la colazione vado a prendere la mia integrazione mattutina. Qui abbiamo omega 3, vitamina C, qui abbiamo degli antiossidanti, acido alfa lipoico per assimilare meglio i carboidrati, vitamina D e c'è anche il multivitaminico, ma l'ho terminato, quindi oggi non mi vedrete prendere il multivitaminico perché sto aspettando il pack da Yamamoto. Vi ricordo ragazzi, se acquistate su Yamamoto Nutrition di utilizzare
usare il mio codice sconto influencer Gianire, ve lo lascio scritto anche qua sotto, che è un codice sconto cumulabile con tutti gli altri codici sconto che trovate sul sito. Cosa importantissima, la mattina appena mi sveglio bevo sempre 2 bicchieri grandi di acqua, perché durante il riposo notturno il nostro corpo si disidrata, quindi è fondamentale la mattina appena svegli o prima della colazione o dopo andare a bere un paio di bicchieri d'acqua. Io quando sono in definizione tendo a berli, quando sono in deficit calorico, i miei 2 bicchieri d'acqua prima della colazione, perché così mi danno un po' più di sazietà. Mentre quando sono in fase di massa, che comunque mangio molte calorie e faccio fatica a mangiare, preferisco prima mangiare e dopo, quando comunque mi sono saziato, bevo. Perché se si fa il contrario, se si beve prima di mangiare, dopo si fa fatica a mangiare. Quindi prendo i miei integratori e poi mi vado a bere questi 2 bicchieri di acqua. Adesso passeggiatina con Ronnie, poi torno su, mi metto a lavorare al computer per rispondere ai miei clienti del coaching online e successivamente spuntino di metà mattina. Comunque ragazzi, mentre lavorate state sempre con la bottiglia d'acqua in mano, è fondamentale essere ben idratati durante tutta la giornata. È arrivato il momento di preparare lo spuntino di metà mattinata, che è a base di patate, una fonte proteica che dopo vi mostrerò, e comunque le patate le vado a mangiare anche per pranzo, che sono 400 grammi a metà mattina e 400 grammi a pranzo. Le vado a preparare tutte adesso. Patate appena tagliate le vado a mettere all'interno della friggitrice ad aria e aspettiamo che siano pronte. È arrivato il momento di preparare, dopo le patate, anche la fonte proteica che andrò a mangiare sia a metà mattina sia per il pranzo. Ho 200 grammi di pollo sia a pranzo sia a metà mattina. Quindi adesso lo vado a pesare, peso tutta la vaschettina e vado a tirar fuori il mio polletto. Questi sono 230 grammi. Vado a riscaldare la padella. Sopra la padella ci vado a spruzzare il PAM. Il PAM è un olio antiaderente da mettere sopra le padelle, senza calorie. Questa mattina ho utilizzato l'olio di oliva, adesso ho mostrato questo, almeno vi ho fatto vedere entrambi i metodi. Io lo vado a tagliare sempre a cubetti, il pollo, fiamma alta, faccio a cubetti perché almeno cuoce meglio, per un totale di 400 grammi, che mi divido fra pranzo e metà mattina. Anche le patate sono in cottura e sono quasi pronte. Io in genere le tengo a 180 gradi nella friggitrice d'aria per 20-25 minuti. Ancora 5 minuti e sono pronte. Allora ragazzi, io quando cuocio il pollo lo taglio a pezzi piccolini, almeno cuoce meglio, ma lo metto sempre a fiamma alta in modo che venga bello abbrustolito. Poi quando inizia ad essere bello rosolato ci vado a strizzare un po' di limone e vado a mettere la fiamma al minimo. Metto la fiamma al minimo, inizio a strizzare il limone e lo tengo 2-3 minuti a mollo nel limone. Questo gli cambierà totalmente il sapore. Lo metto nuovamente a fiamma alta per renderlo nuovamente abbrustolito e poi il mio pollo è pronto. Questa è una ricetta che, se non l'avete mai fatta, ve la consiglio. Si deve creare nella padella un po' di acquettina data dal succo di limone, fiamma bassa. Dopo, quando sarà evaporata tutta, di nuovo fiamma alta, si fa brustolire e è pronto. Allora ragazzi, il pollettino è pronto, adesso vado a creare il mio piatto. Le patate direi che sono pronte, il pollo è pronto e questi sono i miei 2 pasti. 400 grammi di patate le mangio metà mattina più o meno alle ore 10, l'altra metà, quindi altri 400 grammi, li mangio a pranzo, il pollo 200 grammi metà mattina e altri 200 grammi a pranzo. Nel pranzo vado a mettere anche 10 grammi di olio, mentre nel metà mattina non metto l'olio.
mentre per Irene, che è fuori casa, vado a preparare per il suo pranzo del riso. Prendo una scodella, ci ho messo il riso che lei deve mangiare, in più ho aggiunto dell'acqua. Nella scodella ho messo il riso, sopra ci ho messo l'acqua, ma l'acqua non la metto allo stesso livello del riso, ma la metto 3 dita in più rispetto al livello del riso, e vado a cuocere il tutto al microonde. 20 minuti di cottura al microonde, massima potenza, e il riso è pronto e si va ad assorbire tutta l'acqua. È molto molto buono, è una preparazione facile, veloce, non c'è bisogno di stare a girarlo e non si va a sporcare pentole e altre cose. Vado a pesare 10 grammi di olio sulla mia bilancia, vado a mettere il sale. Il sale, ragazzi, io in fase di bulk non lo peso assolutamente, lo peso solo nella fase pre-gara, le ultime settimane prima della gara, e qui vado a mettere anche del rosmarino. Metto un pochino di olio. E ci siamo, i miei pasti sono pronti. Questo pasto è veramente molto molto buono. Le patate in fase di massa mi piacciono particolarmente perché hanno una digestione molto veloce e quindi non appesantiscono. Finisco questo pasto veloce, torno al lavoro e poi dopo, prima di andare a pranzo, se ho tempo, vado 15 minuti giù in piscina, così ve la faccio anche vedere, e mi faccio un tuffetto prima di pranzo. È arrivato il momento di andare a fare il tuffo in piscina. Ho lavorato dalle 7:30 questa mattina fino alle ore 12:30. Mi faccio mezz'ora di tuffo prima che arrivi Irene dall'allenamento in palestra, mezz'oretta di relax, vado a pranzo, nel pomeriggio lavoro e poi più tardi, nel tardo pomeriggio, allenamento in palestra. Adesso relax. Ma a fine ottobre si sta benissimo, ragazzi. Oggi a Dubai ci sono 25 gradi più o meno e tanta roba. È arrivata l'ora di pranzo, mi sono appena asciugato e sono tornato a fare il mio pasto. È arrivata anche Irene. Ciao a tutti ragazzi, pappa time anche per me, che ho finito adesso di allenarmi. Colgo l'occasione per dire una cosa, perché io so già, ci saranno le persone che commentano qua sotto al video che diranno: ah, ma è facile seguire una dieta se tu lavori in casa, se tu hai così tanto tempo libero a disposizione, se la palestra è il tuo lavoro e non hai da dedicarti ad altre cose durante la giornata. Avete ragione, ragazzi, io la mia giornata è fatta da lavoro, e lavoro prevalentemente in casa perché lavoro online e tutti i miei clienti li seguo a distanza tramite il servizio di coaching online che offro. Ma è anche vero che io faccio questo lavoro online da pochi anni. Io prima di fare questo lavoro, cioè io ho sempre lavorato nelle palestre da almeno 7 anni, ma prima lavoravo il pomeriggio in palestra, la mattina lavoravo al mercato con mio padre, che ha un'azienda agricola, a vendere frutta e verdura. Quindi io mi svegliavo alle 6 la mattina, uscivo di casa, andavo al mercato, che comunque è un lavoro che ti impegna tanto sia mentalmente che fisicamente. Finivo di lavorare alle 2 del pomeriggio, alle 3 del pomeriggio iniziavo a lavorare in palestra fino alle 9 di sera, e alle 9 di sera, dalle 9 alle 10 mi allenavo quando chiudevo la palestra, perché io negli ultimi 2 anni, prima di lavorare online, nel 2018 e nel 2019, sono stato anche proprietario di una palestra in Italia. E poi quando arrivavo a casa avevo qualche cliente, pochi, che seguivo online, che comunque dovevo, a cui dovevo rispondere. E in tutto questo io nel 2018-2019 facevo le gare. Nel 2019 vi ricordo che ho vinto il Mister Universo UAB in Messico. Quindi facevo questa routine ogni giorno e facevo le gare e le vincevo pure. Questo significa che riuscivo a fare la dieta, ad organizzarmi. Ma come facevo? Io la sera, quando arrivavo a casa, cucinavo tutti i miei pasti per il giorno dopo. La mattina facevo colazione in casa e tutti gli altri pasti, compresa la cena, li andavo a fare fuori casa. E uscivo di casa la mattina con una borsa frigo con tutte le mie vaschettine. E mi organizzavo così. E questo mi permetteva di fare un lavoro molto... cioè, 3 lavori che comunque mi toglievano tanto tempo durante la giornata. Stavo molto tempo fuori casa, però allo stesso tempo riuscivo a stare a dieta. Quindi qualcuno di voi che mi
criticherà perché dice ok, è facile fare la dieta perché è uno stile di vita abbastanza comodo, è vero, però pure prima mangiavo più o meno così e facevo le gare, portavo a casa dei risultati e avevo uno stile di vita molto più impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Siamo arrivati all'ora della merenda, sono le ore 5 del pomeriggio, ho appena finito di lavorare, faccio questo pasto e dopo scappo in palestra, vi porto con me dopo per farvi vedere il mio allenamento. In questo momento qui abbiamo fiocchi d'avena, quelli piccolini, 100 grammi, ci vado ad aggiungere circa 50 grammi di mirtilli, quelli congelati, successivamente vado ad aggiungere un po' d'acqua, poco più del livello dei mirtilli. Mescolo tutto con il cucchiaio. Qui ho due bustine di dolcificante che lo andrò ad aggiungere a fine cottura. E questo lo vado a mettere all'interno del microonde per circa 3-4 minuti. Attendiamo adesso che è pronto il mio porridge, lo mangio e dopo allenamento. Il mio super porridge ai mirtilli è pronto, ho aggiunto anche un pochino di dolcificante. Aspetto un attimo che freddi e questa è la mia super merenda pre-workout. Insieme a questo andrò a bere 40 grammi di proteine in polvere che devo sempre preparare, però le vado a bere. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve my... Sono appena tornato in casa dopo l'allenamento in palestra. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo riso e pollo che mi ha preparato la mia carissima fidanzata. Cosa stai mangiando te? Pollo, cetrioli, hummus e gallette. Ok. E qui Irene mi ha preparato l'hummus fit. L'hummus fit è una crema fatta con lo yogurt greco, con i ceci, fatto tutto al frullatore. Comunque se volete la ricetta dell'hummus fit vi lascio qui sopra il video dove Irene vi ha mostrato nel dettaglio la ricetta. Un video vecchio che è già uscito dove ci sono varie ricettine interessanti fit, andatelo a vedere. Uso questo come se fosse un topping per rendere più buono il mio riso. Questo poi lo mangio dopo, me lo tengo alla fine. Però ragazzi, cosa vi voglio dire? Questo ve lo dirò in tutti i miei video dove vi mostro il mio full day of eating. Quello che mangio io è solo per mostrarvi come mi nutro. Io che comunque sono un atleta che spero il prossimo anno di tornare in gara e vincere la Pro Card. Si spera, poi magari non sarà il prossimo anno, sarà l'anno dopo ancora. Però capite che la mia è una dieta da atleta, non da persona normale che si vuole rimettere in forma per andare in spiaggia. Per una persona che ha una stazza di 100 kg. Quindi potete ben capire che quello che mangio io non è quello che deve mangiare un ragazzo di 80 kg, un ragazzo di 70 kg, un ragazzo di 90 kg, ma anche un'altra persona che pesa 100 kg come me, che ha lo stesso obiettivo mio di andare in gara e fare le stesse identiche cose che faccio io, non avrà la stessa dieta che ho io, semplicemente perché ogni persona ha un metabolismo diverso dall'altra. Quindi quando andate a vedere i miei video dove mangio, oppure anche i video di altri atleti, di altri influencer che mostrano la loro dieta, guardateli per curiosità ma non per imitarli, perché la dieta deve essere estremamente personalizzata. Non vi parlo degli alimenti ma vi parlo delle quantità, ok? Quindi adesso torno a mangiare e ci vediamo dopo per il pre-nanna. Ragazzi, vi ricordo che il nostro servizio di coaching online è attivo, quindi se avete bisogno di rimettervi in forma per quanto riguarda togliere un po' di grasso o mettere del muscolo, io e Irene ci occupiamo proprio di questo. Io seguo uomini, Irene segue le donne. Trovate i nostri contatti qui sotto in descrizione se volete iniziare un percorso di trasformazione con noi. Adesso per me è arrivato il momento del pre-nanna. Qui abbiamo 20 grammi di proteine in polvere che vado a shakerare. Di qua abbiamo del burro di arachidi. Burro di arachidi, un bel cucchiaio. Come
Comunque ragazzi, vi ringrazio per avermi accompagnato in tutta la mia giornata. Spero che sia stato interessante vedere come mi nutro. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e di attivare la campanella per ricevere una notifica all'uscita di ogni video. Lasciate sempre un like perché quello non vi costa niente e ci vediamo in un prossimo video.